sono 5 ettari, quei ettari lì attualmente non vengono minimamente toccati, quindi l'unico posto che è anche accessibile anche con le strade, che comunque se avete visto qui con, anche con delle macchine arrivano, abbiamo scelto di prendere questa zona qui e anche sopra, il, sopra l'abitato. Piuttosto che della creazione dell'anfiteatro vegetale che dovrebbe diventare tra virgolette un po' anche la culla, diciamo, di tutto questo percorso che direi a filiera che tocca il mondo dell'arte e della cultura, sta proprio anche nella volontà di dare due sbocchi. Uno sbocco sicuramente che può essere quello di tipo imprenditoriale, che è possibile per le aziende che ci occupano, e l'altro sicuramente anche in prospettiva dei giovani.